Bella a tutti ragazzi e benvenuti! E benvenuti al nostro nuovo video! Io sono la Fami e io sono Xuder e oggi ragazzi siamo, come vedete, sul Clash Royale della Famina. Della Famina, grazie, aiutami perché non ho la voce. Ma basta che ve lo dice, io c'ho la voce. Lei c'ha la voce, ragazzi. Abbiamo da fare un chest opening abbastanza interessante. Cos'è baule che apriamo? Baule del clan e baule gigante. Quanti baule gigante? Il mio e il suo. Due bauli giganti e un baule del clan. Ovviamente, ragazzi, devo andare nelle missioni. Cosa devi? Vai a prendere il premio delle missioni, che non lo vai a prendere. 110 di gold, motore bombardiera. Te le usi. Senti, io direi per questi ragazzi di andare ad aprire uno dei due bauli. Adesso, poi c'è una partita e poi apriamo l'altro. Dai. Allora apriamo questo, possiamo aprire anche quell'omaggio, Ah giusto, l'omaggio non l'avevo neanche, fa talmente schifo che non l'ho neanche visto. 73 di oro. Bene così. 12 scheletrini che noi non si usa. Non male. Due lapidi che mai usate e le finite a chi? Le finite. Io aprirei quello del clan e poi i due giganti apriamo, uno dietro l'altro. Oh, i bombardini, andiamo a donare questi bombardini a Fede Ronzo, non sappiamo se sia quello originale. No, non è quello originale. Non guardare che sta facendo il e controlla, e controlla. 1620 di gold. Non male, non Speriamo male. Speriamo di trovare qualcosa di interessante, ragazzi. Ma sugoso magari. Un mega sgherro. Questo mi sa che non lo usa. 12 barile d'ossa. Lo può portare all'11, incredibile, incredibile. 41 cavalieri che non li usiamo. Io li usi? Li uso cavaliere. Perché usa cavaliere col gigante. 67 bombaroli. Mamma mia, ma anche questo quasi al 12. 120 cannon house di Sardegna che non lo uso. Arriva la leggendaria, non arriva. No, 26 macchine volanti e 3 specchi che beh, io non li uso. Lo specchiolino al 5 non è male, non è male. Andiamo a fare una partita. Buone del clan, ragazzi, ce lo siamo bruciato così, niente. Niente. Era ovvio che non arrivasse nulla. Carogna, eh. Adesso, ragazzi, giochiamo contro Andrei Sad Boy del Ohanyahallo. Ah, il famoso clan indocinese che conosciamo benissimo. Molto forti, molto forti. Allora, devo dare una fireball, vediamo il moschetto. Tierino. No, non l'hai fatto. Non l'ho fatto, ero convinto facesse un passo più avanti. Ho missato una fireball da 4. Ho abbastanza ingrandito i problemi. Boh, per un pelo. Andiamo a mettere un bel giant davanti alla torre. Ci ha pensato la torre in realtà sulla fuorile. Quanta roba che arriva. Bravissimo lui a giocare, bravissimo. Bravissimo, bravissimo. Aia. Aia. Aia, aia, upgraderà all'11. Bad sito, lo upgraderà all'11. Andiamo a congelarlo. Tanto lo congeliamo, poi ragioniamo sul da farsi. Credo che una zap su entrambi vada bene, ma purtroppo, come puoi vedere, giocata mia sbagliata. Upgrader prepotente che va nell'ingresso della torre e moschettiere al 10 che la va a distruggere senza nessun problema. Riparte lui, è tutto perché ho missato prima il quella cosa. Qua potremmo guadagnare qualcosina forse, ragazzi, con magari una sbrinzacchiona. Niente, i barbari sul giant si fanno sentire, assolutamente cattivissimi. Gigante che entra e ancora nulla per noi, non possiamo fare nulla, non possiamo fare nulla. Andiamo a 1280, bad situa, really bad situa. Non credo che porteremo a casa il risultato. No, lo sa, l'ho già visto quando ti ho tirato il giratore. Stai calma, stai calma, che adesso ti faccio vedere io. Attenzione, partiamo con il caballero. Steniamoci un attimo il discorso per quello che accadrà tra poco. E ancora una princess per lui, mi lascia sola un'opzione. Oddio, ho giocato un mine. La miseria! Sate che lì cos'è? La miseria, la porca miseria! Zaggio di prepotenza, non credo che riusciamo a fare nulla, anche perché la princess sta colpendo di brutto le due princess. Abbiamo il caballeros che si avvicina, andrei a palla fuocare la princess, anche se attiviamo purtroppo la torre centrale. Io non sono molto bravo a giocare col gigante, sinceramente non capisco bene come farlo funzionare, e anche se il barbaro e la cosa lì vanno sopra, lui comunque punta all'attacco sulla torre centrale. 21 secondi alla fine, potremmo anche quasi rischiare una mezza porcheria. Fammi vedere se mi viene in mente la mezza porcheria. Robiola Osella alle porcherie. No, abbiamo perso la torre con il miner e il loro moschettiere.
panettiere che vanno appunto a tirare giù la torre. Togli questo cane che sono nervoso. Dai, così apriamo il gigantino, vediamo cosa troviamo dentro. Inutile, te non saresti neanche capace di arrivare a 4.000. 924 di gold. Vediamo cosa troviamo. 6 barili di ossa. Brutta situa, un'epica. Un arco hit. Non male, non male. 239 giganti royal. Pesantissimo. 62 capanti. Te l'ho detto che è inutile questo baule. Mamma qua. Mia, mamma mia. Allora ragazzi, dateci un secondo che ci spostiamo sul mio profilo e andiamo ad aprire l'altro baule gigante. Pish! Eccoci qua ragazzi sul mio profilino, eccolo lì, non vedevo l'ora di aprirlo insieme a voi, baulettino giga, però una partitella dai, però una partitella dai col deck mortazzone, la vinciamo, il mortazzone. Siamo contro Kakunoken de Casalla, del team Casalla, vediamo livello 11 dai. Siamo avvantaggiati almeno per il livello. Lui apre con uno spirito del ghiaccio, io vado di là con la gang di Goblin. Ok, era ovvio che aprisse con uno Grider. Lasciamo pure così. Benissimo, sopra con l'Orda di Sgherry. Andiamo a fermare lo Grider. Vortex per lui, bruttissima. Bruttissima, perché c'è anche il boia. Super deck counter per fermare il mio, ragazzi. Qua la situazione è completamente ribaltata. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa di buono. Bene col mortaio sul boia. Boia che si gira, per fortuna va a colpire il mortaio. Mortaio che non ha problemi insieme alla torre a fermare il boia. Vediamo un pochettino. Dovrei inserire veramente il vortex. Se sapessi usare il vortex, dice qualcuno. Andiamo a fermarlo Grider, così ragazzi, molto bene, molto male in realtà, molto male, si salvano solo dei cosi, riusciamo a fermare lo Grider, questo c'ha ancora il Vortex e mi rigira lo Grider, no, gioca, non me lo dovrebbe riuscire a girare, ok, lo sposta ma va a prendere il golem del ghiaccio, perfetto, ci sta, cicliamo ste caspita di frecce perché sennò non le giriamo più, lui entra con lo Grider, noi perdiamo la torre, ve l'ho già detto, cosa succederà, guarda, lui entra con lo Grider e noi perdiamo la torre, vediamo un po' che... Questo qua c'ha il ciclo peggio di una donna, porco Giuda. Bene così, 3.26, ma situazione molto problematica, probabilmente già persa in realtà la partita. Comunque ci concentriamo, l'unica cosa che ci conviene fare eventualmente se lui non ha una princess è aspettare le sue giocate per appunto andare a colpire. Lui non ha lo Grider, possiamo tentarlo così ragazzi. Figlio di una signorina che andavo a vendere il sederino. Vediamo se riusciamo ad andare. Ci ride il maiale, ci ride. Ma che caspita di ok, non è ridere, no, non è ridere. Va bene così. Allora ci giochiamo sopra i pipistrelli. Andiamo stretti col mortaio. Bene lui che va a spingere ancora. Te la faccio sudare. Attenzione ancora. Vediamo se andiamo. Attenzione così. Proviamo. L'ho giocato dei goblin dall'altra parte. Andrei con le freccioline. Lui molto contento. Molto contento perché sa già di avere Vortex a sua disposizione. Abbiamo comunque sopra una gang per fermare. Eventualmente un golem del ghiaccio. Ma non credo di poter fare nient'altro. Infatti va giù la torre. 12 secondi alla fine. È partita purtroppo in un'unica direzione dall'inizio. Super mega deck counter di questo amico dei pazzi. Che riesce comunque senza nessuna difficoltà a buttarmi giù la torre di sinistra, quindi a portarsi a casa la partita. Vediamo se riusciamo almeno a trovare qualcosa di interessante nel baule gigante. Non sarebbe affatto male. Andiamo ad aprirlo così. 124 di gold. Non lo so, arriva uno scheletrino ordato, ragazzi, non mi serve, però posso quasi portarlo al 6. C'è ancora 24 lapidi. Io amo i bauli giganti perché uso solo carte comuni e rare nel deck, ma se non mi dà le mie carte... Ah, 37 Giant. Sì, ho capito, 37 Giant, non l'ho mai usato, non lo userò mai. Beh ragazzi, direi che apriamo anche gli altri due bauli, chi se ne frega. 77 di gold, una torre inferno, giusto per finire il discorso di tutto. Non mi servono, vediamo almeno l'orello. Lo so che servono a te. 145 di gold, un mega sgherro. Non lo so. 18 tesle, ma te le vuole proprio dare. Mamma mia. 3 torre bombardina. Oh, e 2 barile di ossa.
Vabbè, ma ragazzi, ce l'ho più su io di te il barile di osso. Ce l'hai più su te di me? Non lo dicevi questo ieri sera. Vabbè, ragazzi miei, direi che anche per oggi il video può finire qua. Certo, mi raccomando, ragazzi, mettete un bel like se vi sta piacendo il video. Iscrivetevi al canale e se volete attivate la campanella, perché YouTube manda le notifiche quando voglio. Non le manda. Noi ci vediamo presto. Ciao.